ascoltatori di Italia Medievale, oggi sono particolarmente felice di presentare un saggio appena pubblicato da Italia Medievale. Il titolo è Gli affreschi arturiani di Frugarolo, un percorso di valorizzazione, l'autrice è Giulia Quarantini e l'argomento è molto molto interessante perché riguarda un ciclo di affreschi conservati in questo momento, credo, nel museo, nella biblioteca di Alessandria. Adesso poi Giulia ce lo spiegherà meglio e quindi io non rubo tempo all'autrice e ti do subito la parola. A te Giulia e parlaci di questi affreschi. Buongiorno a tutti. Gli affreschi in questione sono sì, al momento in un piccolo museo, la Biblioteca di Alessandria. Sono esposti al pubblico, sono ben conservati e abbastanza valorizzati in una sala appropriata al loro valore. Però è importante secondo me parlare di questi affreschi perché dimostrano un caso tipico di come una città come Alessandria possa trovare dei tesori medievali di grande valore culturale e storico, in qualche modo sepolti. Infatti, gli affreschi sono stati trovati negli anni 70 in una torre, fuori dalla città, che era sostanzialmente in rovina ed erano in stato di grande rovina, erano appunto sporchi, in parte distrutti, sono stati trovati, restaurati e presentati al pubblico nel loro valore, che è un valore unico per la città, perché è una delle poche testimonianze che abbiamo della storia e dell'arte medievale per la città di Alessandria. Appunto, il parlare di questi affreschi e il loro valore storico-artistico ci permette anche di studiare e capire quelle che sono le altre testimonianze medievali della città, se infatti gli affreschi sono stati fortunatamente ritrovati e valorizzati, mancano di una promozione organica che li unisca a quello che è il valore storico della città di Alessandria e le altre testimonianze medievali, che comunque sono presenti, anche se queste poco sfruttate dal punto di vista della valorizzazione e anche dal punto di vista proprio della vita dei cittadini che spesso purtroppo non li conoscono. È un caso particolare perché Alessandria ha davvero un passato medievale importantissimo. Tanto per cominciare, il nome è dedicato ad Alessandro III, papa alquanto importante, soprattutto nello scontro tra Federico Barbarossa e i comuni del nord Italia. Alessandria nasce su impulso di questo proprio perché si trova in un territorio di passaggio sulle strade che vengono percorse dalle truppe imperiali quando scendono in Italia. Quindi già questo dovrebbe farci capire che dal punto di vista del Medioevo, Alessandria e la fondazione di Alessandria è stata qualcosa di davvero importante. Però è anche vero che è una cittadina che ha conservato pochissimo. Sì, soprattutto dal punto di vista della propria identità potrebbe diventare molto di più una città culturale, una città medievale, storica, anche solo appunto attraverso la pubblicizzazione di questi beni culturali, perché appunto non ha proprio questo ruolo nel territorio, purtroppo, mentre potrebbe averlo. Ascolta, raccontaci un po' come nascono questi affreschi e come mai si trovavano in questa torre. Sì, la Cascina Torre, che oggi è conosciuta come Cascina Torre, era in realtà una antica casa di caccia, parliamo del X secolo, per esempio, un'antica casa di caccia di importanti famiglie locali, alcuni anche dicono che era abitata e frequentata da conti, duchi milanesi, lombardi, e quindi addirittura longobardi di grande rilevanza per il nord Italia.
E intorno al XIII-XIV secolo, la torre passa a famiglie locali che mantengono il loro legame, la loro influenza con la nobiltà lombarda. Infatti, la famiglia Trotti, a cui appartiene la torre, quando vengono creati, gli affreschi appunto a cui facciamo riferimento, erano particolarmente legati al Ducato Milanese, ai Visconti, e appunto proprio da questa influenza culturale viene anche la passione, l'interesse verso i cicli cavallereschi, come sono appunto il ciclo cavalleresco arturiano che viene rappresentato nella torre. E appunto questa torre era probabilmente il luogo di incontro dei nobili locali, il luogo di accoglienza per i nobili che provenivano da fuori. Per cui Andreino Trotti, che è il committente del nostro ciclo, decide di creare questa ampia sala, interamente dipinta, tutto tondo, con una serie di storie tratte dalle avventure di Lancelotto, Lancelot du Lac, francese, e appunto come dimostrazione anche della sua cultura, del suo valore culturale per il territorio. Ecco, adesso stiamo vedendo uno di questi affreschi di cui ci puoi raccontare qualcosa, Giulia. Sì, questa in realtà è la prima immagine del ciclo, cioè proprio la scena dell'incontro tra Lancelotto e Ginevra. Infatti il ciclo si focalizza non solo sulle avventure generalmente di Lancelotto, ma proprio un taglio legato alla relazione tra Lancelotto e Ginevra. È quindi un ciclo molto romantico in cui viene rappresentato appunto una prima scena di Ginevra che rende Lancelotto cavaliere. È importante il dettaglio che sia Ginevra a svolgere questo compito e non Artù, per dimostrare come a Lancelotto, che appunto è il personaggio maschile in primo piano sulla sinistra, Lancelotto debba la sua fedeltà a Ginevra e non ad Artù, che in questo caso non è nemmeno presente. E quindi si capisce bene qual è la cultura della Torre di Frugarolo. È una cultura cortese, romantica, molto letteraria e molto anche raffinata in qualche modo. Poi proseguendo, se vogliamo vedere anche altre immagini, non so. Questa è un'altra scena che sempre rappresenta come Lancelotto si batta sempre per Ginevra. Infatti, anche in questo caso vediamo Lancelotto, che è l'eroe vincente sulla sinistra, che sta combattendo contro il campione della falsa Ginevra, contro cui appunto si è dovuto combattere per fare appunto vincere la vera Ginevra contro la copia della regina, come si vede nella loggia. Appunto è la figura con le mani spalancate di fianco a quello che è poi Artù, che anche lui le mani spalancate, in segno di stupore, di angoscia quasi per il campione che viene sconfitto da Lancelotto. Mentre Ginevra, la figura sulla sinistra, con il dito quasi a indicare un gesto di sconfitta, di incitamento al combattimento del suo campione, non viene nemmeno riconosciuta da Artù stesso, che infatti si lascia ingannare dalla finta Ginevra, mentre Lancelotto non si farà mai ingannare. Quindi interessante notiamo anche le scritte, che sono delle didascalie che venivano usate per rendere più chiare le vicende rappresentate e che rimandano direttamente al valore di questi affreschi come diretti discendenti di probabilmente un testo miniato, in cui appunto erano riportate probabilmente le stesse didascalie, che purtroppo sono giunte a noi molto frammentate e non intere, però dimostrano appunto questo diretto legame con la miniatura.
Quest'altra scena, che anche questa è una delle scene di azione del nostro ciclo, rappresenta ancora una volta Lancillotto che si batte per Ginevra. In questo caso, infatti, Lancillotto finisce Meleagant, che aveva precedentemente preso Ginevra in ostaggio, l'aveva resa prigioniera, ed è Lancillotto a liberarla. E Lancillotto a finirlo di fronte anche in questo caso ad Artù, che è appunto la figura in piedi a sinistra, con le mani giunte in segno di pietà per il nemico, ma ancora una volta Ginevra incita il suo campione a finire il nemico, che in questo caso aveva direttamente con lei un conto in sospeso, diciamo. Quindi è rappresentazione, come appunto già detto prima, di una cultura incentrata sull'amor cortese, che è quindi una cultura ricca di riferimenti, ricca di anche poesia, che purtroppo è andata molto spesso perduta per ragioni storiche nella nostra città, ma anche spesso di disattenzione, che purtroppo hanno macchiato, diciamo, il patrimonio della nostra città. E l'hanno messo in secondo piano. Quindi è importante, diciamo, dare un valore a questi affreschi come un possibile nuovo volto della città e del suo passato, che spesso è anche sconosciuto ai suoi stessi abitanti, ai suoi stessi cittadini, per quanto anche interessati e appunto attenti alla storia del territorio. E tu ti vuoi fare portavoce di questa rinascita culturale di Alessandria? Mi piace, non so se essere così, però non so, mi piacerebbe molto che questi aspetti venissero portati un po' più alla luce, come in realtà negli ultimi anni un po' si è cercato di fare, appunto facendo vedere agli stessi cittadini anche un po' cosa cercare e in cosa riconoscersi, perché spesso si dimentica, diciamo. Rischiamo di diventare una città più commerciale che culturale e perdiamo molto anche nelle possibilità turistiche che avrebbe la città, secondo me. Ci sono altre testimonianze sul territorio e in città di questo passato medievale di Alessandria? Sì, ce ne sono molte e in molti casi sono anche queste nascoste. Diciamo, quella più evidente che mi viene in mente. Al di là di Santa Maria di Castello, che è, diciamo, il centro, il cuore medievale della città, che è comunque ben visibile e abbastanza nota, anche il complesso del convento di San Francesco, che è un complesso conventuale che in questi ultimi anni si è cercato di reintrodurre nel sistema cittadino a fatica, perché comunque sarebbe un progetto complesso che soprattutto in quest'ultimo anno è andato incontro a degli stop dovuti all'emergenza Covid, ma che sarebbe molto importante, e il sindaco della città per fortuna lo sa, lo riconosce, sarebbe molto importante inserirlo in una rete di sistema culturale della città, perché attualmente non è né visitabile, è chiuso al pubblico, ecco. È un lavoro complesso e sarebbe importante poterlo fare. Sarebbe utile organizzare qualcosa quando libereranno le gabbie, magari la presentazione di questo libro in presenza invece che in videopresentazione, dove ovviamente siamo solo noi due a parlarne e non c'è un pubblico in sala che può intervenire, interloquire. Scusa Maurizio, di questo potrei prendermene cura io, visto Sì. che ho un'esperienza anche così relazionale con le persone, diciamo, che in qualche modo hanno dimostrato interesse appunto alle iniziative culturali che sono state fatte prima del Covid insieme, tu sai benissimo, a Roberto Maestri, per cui davvero si potrebbe fare una presentazione. Che però oltre a presentare questi bellissimi affreschi può anche fare un quadro così delle
eccezionalità artistiche che abbiamo appunto in Alessandria, cioè dare proprio un input ai cittadini di poter approfondire veramente le cose che abbiamo a disposizione. Allora, Giulia, so che tu hai anche realizzato un sito partendo da questo desiderio di sviluppare la conoscenza della cultura dell'Alessandria medievale e del ciclo degli affreschi. E se ne vuoi parlare un attimo? Sì, sulla scia di questo lavoro che appunto è un lavoro di tesi, quindi ho studiato appunto gli affreschi, mi sono anche interessata al resto del patrimonio, come abbiamo detto finora, e alle sue possibilità di promozione. Un gesto semplicissimo di promozione potrebbe essere per esempio quello di appunto realizzare un sito che si trova all'indirizzo Alessandria Medievale, come anche indicato nel libro che sto presentando, che appunto permette di entrare in contatto con le varie dimensioni del Medioevo Alessandrino e permette di a chi può essere interessato, turista o cittadino, a vedere le testimonianze direttamente. Il sito ho sbagliato, si chiama Medioevo in Alessandria e appunto tratta le varie facce del Medioevo, quindi non solo gli affreschi, ma anche i luoghi rimasti della cultura medievale, i luoghi che non esistono più, anche per entrare in contatto con quello che manca, che è andato distrutto purtroppo. E poi quando monterò il video vedrai passare nei sottotitoli l'indirizzo di questo sito. Ho sbagliato. No, ma non c'è problema, Mi tanto sono... succede anche ai migliori, no? Quindi, però avranno modo di leggere l'indirizzo Giusto, internet ok. e quindi potranno andarlo a visitare e scopriranno che anche una cittadina che vissuta in maniera superficiale sembra non avere quasi memoria del suo passato, in realtà ha ancora parecchie testimonianze di una storia importante per il territorio. Senti, io ricordo il titolo del libro, come prima cosa, Gli affreschi arturiani di Frugarolo. Un percorso di valorizzazione. L'autrice è Giulia Quarantini, che abbiamo avuto il piacere di avere con noi. Sono 110 pagine per 12 euro e l'editore è Italia Medievale. E siamo molto felici di aver potuto pubblicare questo saggio, che non dimentichiamoceli, è anche una tesi. Fatta con l'Accademia delle Belle Arti di Brera di Milano e quindi a testimonianza del valore che diamo ai giovani ricercatori e studiosi che si occupano di Medioevo, abbiamo deciso di promuovere e pubblicare il libro. Io ti ringrazio, ringrazio anche Nadia Ghizzi per. Scusami, fai vedere la copertina del libro Ci se... sarà l'inizio del video, Nadia. Ah, ok, grazie mille. Sai, è Prego. importante. Certo. Grazie. E quindi ricordo a tutti i nostri ascoltatori di continuare a seguirci sul sito che è www.italiamedievale.org. Ringrazio ancora tanto Giulia Quarantini Grazie e Nadia a voi. di aver partecipato a questa video presentazione e vi do appuntamento alla prossima occasione. Grazie.